Il derby dell'Angelini si tinge di bianco-verde. L'Avezzano vince con una rete del suo bomber Roberti, che approfitta di una indecisione di Antignani. Chieti, che tiene comunque testa ad un avversario forte che soprattutto gioca con la mente sgombra da cattivi pensieri. I neroverdi, infatti, oggi in completo rosso, rimangono a secco di successi nel 2024 e sono costretti ad incassare la terza sconfitta interna consecutiva. Ora la squadra di Iezzo deve cominciare a guardarsi le spalle per non essere risucchiata nella zona play-out, distante appena 6 punti. Avezzano invece, che tiene il passo delle grandi e continua la corsa di vertice. Nota stonata della domenica e tafferulli scoppiati prima della partita tra le opposte tifoserie, per fortuna senza contatto diretto grazie all'intervento della polizia e degli steward della sicurezza, ma con lancio di pietre ed altri corpi contundenti. Una partita di calcio non deve diventare un pretesto per sfogare gli istinti più bassi. Nel Chieti torna dal primo minuto Falla, escluso nell'ultima gara di Tivoli per le sue dichiarazioni nel dopo Chietisora. Tra giocatore, società e staff tecnico ha prevalso dunque il buon senso, anche se poi la fascia di capitano è sul braccio di Forgione. Assente per infortunio Laziz, torna nell'undici iniziale Masavut. A centrocampo debutta dal primo minuto Gaillet. Nell'Avezzano il tecnico Ferazzoli dà fiducia al 4-3-3. In avanti si punta sul fiuto del gol di Roberti e sulle giocate di Tunkara e Senesi. Dirige Papagno di Roma 2. Inizia meglio l'Avezzano, che al quinto può già andare in vantaggio. Consonne è costretto a fermare con le maniere forti Tunkara, proiettato a rete, meritando subito il cartellino giallo. Punizione da zona invitante. Filippini colpisce la traversa piena con Antignani battuto. Il Chieti risponde al sedicesimo da una punizione di Castellano. Pericolo in area marsicana. Falla non ci arriva per un soffio. Il pallone per poco non inganna un attento Cultraro. Due minuti dopo, Avezzano minaccioso con un colpo di testa di Roberti, Antignani respinge. Poco dopo la mezz'ora si fa male Masavud, al suo posto entra Alessandro Gatto. Nel finale di tempo la rete che deciderà il match, Tunkara mette dentro un traversone basso, indecisione di Antignani che tocca ma il pallone rimane lì, si inserisce Roberti che da due passi appoggia in rete. È il decimo centro stagionale per l'attaccante biancoverde. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Chieti subito in avanti, ottavo minuto, dopo un colpo di testa di Falla e un appoggio di petto di Salvatore, la palla arriva ad Alessandro Gatto, tiro però troppo debole. Solita girandola di sostituzioni, Iezzo irrobustisce il fronte offensivo con l'inserimento di Sueva. Ferazzoli cambia tutto il fronte d'attacco con gli inserimenti di De Silvestro, Ortolini e Angelilli. 27esimo Avezzano vicinissimo al raddoppio, Verna, l'ex innesca in piena area Golia che conclude alto da ottima posizione. Il Chieti si rifà vivo al 38esimo sfiorando il pari, palla in mezzo di Alessandro Gatto, Forgione di testa, botta sicura, miracolo di Curtaro, Chieti anche sfortunato. Tra i neroverdi entra anche Ardemagni ma è tardi, anzi è l'Avezzano ad accarezzare il raddoppio con Golia che spreca di nuovo davanti ad Antignani. Al triplice fischio l'amarezza del Chieti, con i giocatori di nuovo sotto la curva Volpi e con i tifosi che contestano pesantemente la società. I 100 supporters biancoverdi invece fanno festa, per loro il sogno continua. Il Chieti viceversa non riesce a svegliarsi da un incubo che dura oramai da 7 giornate.